Jacopo Fo è il gioco delle parole. Per te è più importante una parola o un pensiero? Perché dal momento che tu ci lavori spesso, sia sui pensieri. Diciamo tutte e due, perché parlare senza avere idee è un po' drammatico, avere idee senza parlare, sì, però parliamo di due situazioni drammatiche entrambe. Drammatiche entrambe, perfetto. Senti, tu hai, c'è una piattaforma che prediligi dal momento che ho visto che sei stato un personaggio che sei riuscito a muoverti bene sia sulle sceneggiature, sui libri, sui giornali, sui spettacoli teatrali? Hai delle predilezioni? No, a me piace comunicare, per cui dal corso che faccio alla Libera Università di Alcatraz di yoga demenziale o di teatro o di altre cose, a tutto il resto. Io ho iniziato facendo la guida ambientale con i ragazzini delle scuole, le gite scolastiche, ed è una cosa che faccio ancora. È probabilmente la sfida più grossa, è riuscire ad avere l'attenzione di una classe di studenti per più di 8 minuti e mezzo. Questo è vero. Ed è una grande scuola professionale, cioè io ho iniziato prima a fare quello e poi il teatro. Però poi fai il teatro, fai i costumi, fai tutto, insomma, no? la scrivi. Poi io ho iniziato come fumettaro, per cui ho un legame al disegno. E quindi adesso mi viene, ti faccio anche la domanda su quello che è l'ironia. Gli italiani secondo te sono ironici? Hanno il senso dell'ironia? Ma ci sono per fortuna parecchi italiani, una buona percentuale che ama la satira, ama il ridere. Poi abbiamo degli italiani che sono di una tristezza sconfinante, per cui sconfinata. Sicuramente siamo un popolo che ha una grande tradizione del comico, e probabilmente anche la nostra forza, però poi se non avessimo tante figure tristi non avremmo la difficoltà che abbiamo oggi. Infatti, ascolta, la domanda sul figlio di c'è sempre. Sono figlio di? Però cosa comporta? Secondo te c'è un certo punto che ci si riesce a liberare anche di questo? Io parlo artisticamente. Io non credo, no, perché comunque resta quella la tua storia. Poi io ho avuto la fortuna di essere figlio di persone famose e non imbecilli, perché poi ci sono quelli che sono figli di persone famose però imbecilli, ed è, per me è stata una grossa fortuna crescere con delle persone che avevano un livello di umanità, di gentilezza e anche di metodo di lavoro. Cioè io ho iniziato a lavorare a 17 anni e è stata una grande fortuna trovare un senso della professionalità, di portare a termine quello che ti sei messo in testa di fare, di mantenere la parola data, tutte cose, no? Il senso dell'onore, tutte cose che a sinistra sono sempre state un po' schifate. Invece per fortuna nella mia famiglia sono state le colonne portanti del rapporto e anche il fatto di dare un senso alla vita, no? Se uno vive e non conclude niente. Senti, rapporto territoriale, questa è la penultima domanda che ti faccio, rapporto territoriale con le Marche, ti ricorda qualcosa, c'è qualcosa che ti lega? Io... O sei un cittadino del mondo? Ecco. No, io ho tantissimi amici in questa zona, ho fatto le vacanze sul Conero, sono venuto qui in vacanza con mia moglie, sono dei posti che mi piacciono tantissimo, c'è una grandissima cortesia. Poi c'è una civiltà di millenni, insomma, no? Siamo stati sotto il Papa un po' troppo, però insomma. Quello è, sono dei passaggi dolorosi che avete sofferto anche quando il Papa, i Papi erano un po' terribili. Poi adesso abbiamo anche un Papa che è rivoluzionario, sì. Ecologista, che dice che se vogliamo fermare il terrorismo dobbiamo fermare la miseria e il sottosviluppo nel terzo mondo, quindi... Va bene, è meglio del meglio morti in casa che marchigiano la morte. Certo. Perfetto, senti, l'ultima domanda questa, perché noi come giornale utilizziamo ogni mese un termine su cui filosofeggiare. Il primo è stato come, il secondo Candido, a te ti tocca il terzo che è ardore. Cosa ti fa venire in mente questo termine? Beh, credo che la malattia oggi di
tantissimi italiani, ma tantissimi giovani in particolare, sia la mancanza di ardore. Abbiamo una scuola che non insegna la passione, abbiamo una televisione che non sprona le persone a appassionarsi. Il massimo che si riesce a immaginare sono i talent show, che sono comunque secondo me un passo in avanti, cioè tra l'Isola dei Famosi, che seleziona le persone per la loro grande imbecillità, e tante trasmissioni invece che chiedono alle persone cosa sai fare, vieni a farci vedere che cosa sai fare, è un grande passo in avanti. Io sono vedo la situazione di disperazione che vivono milioni di italiani, però credo che stiano succedendo delle cose molto importanti e che il mondo e l'Italia stiano andando avanti. Basti pensare che siamo uno dei paesi del mondo che ha il più alto numero di volontari che aiutano gli altri. Una statistica di cui si parla pochissimo è che in questi anni di crisi una famiglia italiana su cinque ha adottato un'altra famiglia. La domanda è: che cosa sarebbe stata la crisi in termini di disastro umano, di più di quello che è stato, se non ci fosse stato questo esercito di persone che hanno dedicato tempo, denaro, affetto, amicizia, ascolto alle persone in difficoltà?